Durante la creazione di una fattura devi indicare un metodo di pagamento, le condizioni del pagamento e gli eventuali dati aggiuntivi necessari a completare il pagamento, ad esempio la banca se hai selezionato il bonifico bancario. Inoltre, puoi indicare se la fattura è già stata incassata. Scegli il pulsante Crea fattura in alto a sinistra. Il sistema apre la modalità di creazione fattura, smart o guidata, scelta da Impostazioni, Generali, Creazione fattura. Di default è impostata come predefinita la creazione fattura smart. A questo punto seleziona un cliente e inserisci almeno un prodotto o servizio. Per inserire un metodo di pagamento, scegli Inserire dati pagamento. Scegli un metodo di pagamento tra quelli disponibili. Il pannello contiene già a sistema un elenco di quelli più usati. Per inserirne di nuovi, clicca su Aggiungi nuovo. Le condizioni di pagamento vengono inserite in automatico in base al metodo di pagamento selezionato. Il sistema calcola automaticamente la ripartizione delle rate a seconda del metodo di pagamento scelto. È possibile personalizzare gli importi, la modalità di pagamento e la data per ogni singola rata. Se il totale delle rate non è più corrispondente a quello della fattura, il sistema lo segnala. Potrai correggere gli importi cliccando su Ripartisci automaticamente o Distribuire la differenza. In questo caso dovrai indicare su quali rate vuoi che sia distribuita la differenza, inserendo il flag su quelle desiderate. Puoi anche indicare una fattura come già incassata ed inserire la data d'incasso. Clicca su Prosegui e compila i dati aggiuntivi richiesti. Inserisci il beneficiario del pagamento, se diverso dal mittente della fattura. Se hai scelto un metodo che prevede un pagamento tramite bonifico, dovrai selezionare la banca su cui vuoi che sia predisposto il pagamento della fattura. Inoltre, in base al metodo di pagamento selezionato, avrai la possibilità di inserire anche altri dati aggiuntivi, ad esempio il codice ufficio postale in caso di pagamento tramite bollettino postale. Se hai inserito più di una rata di pagamento della fattura, potrai scegliere se inserire i dati aggiuntivi una sola volta per tutte le rate, spuntando l'opzione Altri dati di pagamento uguali per tutte le rate, oppure se fornire dati diversi per ogni rata, selezionando Altri dati di pagamento diversi per tutte le rate. Se vuoi, compila la sezione Dati aggiuntivi per indicare Ammontare dello sconto per pagamento anticipato, Ammontare della penalità in caso di eventuali ritardi, Codice pagamento, cioè il codice per la riconciliazione degli incassi, Data di decorrenza della penale, Data limite stabilita per il pagamento anticipato. Clicca su Salva e prosegui per inserire in fattura il metodo di pagamento selezionato. Potrai sempre modificarlo utilizzando l'omonimo pulsante o rimuoverlo dalla fattura cliccando sulla X a fianco di Dettagli pagamento. A questo punto completa la creazione della fattura seguendo i video dedicati alla creazione fattura smart.